diramato dalle autorità americane di Baltimora nel Maryland il bilancio ancora provvisorio della tragedia che si è verificata nella notte tra lunedì e martedì, quando il ponte dello Stato americano del Maryland, il Francis Scott Key, è crollato in seguito all'urto con una nave battente bandiera di Singapore. La prima ricostruzione parla di porta container che aveva perso l'energia del motore mentre lasciava il porto. Lo hanno riportato alcune reti televisive americane. Le squadre di soccorso hanno stabilito che c'erano veicoli nel fiume, ma non è ancora chiaro quante ce ne fossero. Il ministro dei trasporti dello Stato americano ha confermato che al momento del crollo c'era un gruppo di operai sulla struttura. Questa è una tragedia inconcepibile e i nostri pensieri vanno alle persone coinvolte, ha detto il sindaco di Baltimora, Scott, mentre il governatore del Maryland, Moore, ha categoricamente escluso l'ipotesi di un atto terroristico.